La Calabria si affida al suo santo, cerimonia solenne al santuario di Paola, con l'accensione della lampada votiva da parte del governatore facente funzioni della regione Nino Spirlì e la consegna delle chiavi della città dal sindaco a San Francesco. Non è mancato il ricordo al compianto presidente Jole Santelli, che lo scorso anno, in piena emergenza sanitaria, aveva lanciato il suo messaggio pieno di speranza. Per Spirlì oggi è necessario potenziare l'offerta sanitaria affinché tutti possano curarsi nella propria terra. Giornata emozionante, una giornata commovente, una giornata nel ricordo di Jole, è una giornata di grande devozione nei confronti del santo calabrese più conosciuto nel mondo, più amato nel mondo. San Francesco è pietra e piuma, San Francesco è quella roccia meravigliosa che è la nostra terra, che è resiliente da sempre, ma nello stesso tempo è quella piuma che è volata sulle acque dello stretto per portare il messaggio di pace da una terra all'altra. E noi a San Francesco dobbiamo questa preghiera oggi che ci aiuti a superare queste onde di questa grande ansia, oltretutto legata alla situazione sanitaria, ma che ci porti finalmente ad un lido sicuro, a un approdo sicuro, e sono convinto con il lavoro degli uomini, con la preghiera e con l'aiuto di Dio e di San Francesco ci riusciremo. Ogni anno, ancora di più quest'anno, insomma, per noi, per tutti i devoti del santo patrone dei calabresi, ci siamo stati ogni anno, quest'anno ha molto di più di spirituale, insomma, quello che riguarda la parte umana tocca a noi, affidarci al taumaturgo di Paola credo sia importante per tutta la Calabria.